in compagnia del capitano Danilo, in centro a Udine, Piazza Libertà, vicino all'albero di Natale. Un momento per fare gli auguri ai tifosi, tante firme, qualcuno anche sui cappelli di Natale. Un bel momento per noi, un bel momento anche per questi ragazzi. Sì, è bello, eh? Sempre bello stare vicino ai nostri tifosi, né? Anche che adesso sta avvicinando il Natale, di fare anche un regalo, la squadra deve fare un regalo domani, così andiamo tutti a casa con un Natale più tranquillo. Tu di solito sei abituato a essere sempre in campo, com'è vivere questa partita che potrebbe regalarci un momento ancora più importante, perché sappiamo siamo a caccia da tanto tempo di queste tre vittorie consecutive? Penso che non lo so come sarà la mia domenica a casa, perché è da tanto tempo che non rimango a casa con la famiglia, ma sicuramente a quelli che entrerà al mio posto darà tutto, perché è una partita importante che possiamo girare un girone d'andata alla grande, così possiamo guardare e fare un altro tipo di campionato. È bello quando si vince, quando si gioca bene. Il secondo tempo abbiamo fatto un grande secondo tempo, penso che a Bergamo, né? Perché penso che il calcio non è solo fortuna, diciamo così, sì, che nessuno ci regala niente, ma sappiamo che abbiamo margine di miglioramento e sicuramente possiamo fare una buona partita domani e preparare giovedì, che sarà ancora, secondo me, più difficile. Tu hai fatto un bellissimo regalo di compleanno all'Udinese con quel gol fantastico. Cosa ti senti invece di augurare ai tifosi per Natale? Magari speri un'altra vittoria proprio a Genova? Spero che sì, speriamo di fare, diciamo così, due regali, una vittoria contro Crotone e una vittoria con la Sampdoria, così saremo non solo tifosi, ma noi giocatori, un Natale felice, un Natale tranquillo.